Buongiorno a tutti, siamo in sala d'attesa per il caso clinico di oggi. Allora andiamo a cercare il nostro paziente, eccolo qui. Il paziente di oggi è uno splendido esemplare maschio di Zephyr Mountain Bike anni 90. Il cliente lamenta che la povera Zephyr urla come una cagna in calore. Il motivo principale penso che sia tutto questo divertimento che c'è nel gioco del movimento centrale. Assistente, portiamo subito il paziente sul banco di lavoro. Paziente sul banco, pronti via, abbiamo già scoperto il rumore sospetto. Il rumore sospetto proviene dalla ruota. I criceti hanno mangiato pesante. Apriamo il mozzo e andiamo a scoprire che cosa è successo lì dentro. Due chiavi a settore, 14 e 16. Pronti? Via! Eccolo qua l'usignolo. La sede dei cuscinetti è completamente andata. Bene, vediamo come procedere. Rimuoviamo la protezione delle sfere. Eccole lì, le sfere del drago. Pezzo di ricambio. Grasso. Andiamo a distribuire tutto il grasso bene bene. Meglio abbondare. Bene, una bella glassa. Fantastico. Rimontiamo la cover dei cuscinetti. Rimontiamo tutto e chiudiamo i giochi. Ah, ti è passata, è la voglia di fischiare. Cerchio dritto, ok, tutto perfetto. Rimontiamo il tutto. Ok, proviamola. Vediamo un po' se hai ancora voglia di fischiare. Pronti? Via! Ui, silenziosa! Minchia, muta! Devi stare muta come un pesce, muta! Ragazzi, problema risolto. Abbiamo risolto il problema, il rumore misterioso è scomparso. Allora, mettete un cazzo di like e iscrivetevi al canale e alla playlist Rumori misteriosi sulle bici.